A te Paolo e buon pomeriggio ad entrambi. Perfetto, perfetto Alfredo, grazie, buongiorno ai nostri telespettatori, un saluto a te, un ringraziamento particolare al dottor Marco Trotta, direttore di Trenitalia Abruzzo. Grazie direttore, grazie per aver accolto il nostro invito, anche perché lo diciamo, non è mai semplicissimo poter avere, ovviamente voi avete bisogno di autorizzazioni da Roma, ovviamente prima di rilasciare dichiarazioni, dunque la ringraziamo doppiamente per questo, perché quella di oggi è una giornata importante per la nostra regione, perché è stato presentato questo progetto tra Bocchi Line che prevede tanti treni regionali lungo la costa adriatica nella zona dei Trabocchi e fino al Molise, 21 treni nei giorni feriali, 16 in quelli festivi. Sì, è corretto, è un'iniziativa che parte ed è voluta dall'assessorato ai trasporti e al turismo in collaborazione con Trenitalia ed ha lo scopo di valorizzare dal punto di vista turistico una delle bellezze territoriali che ci invidiano in tutta Italia ed è quella della costa dei Trabocchi. Un'iniziativa fortemente voluta dalla regione Abruzzo, siamo in piena stagione turistica e questo progetto arriva dopo l'emergenza sanitaria e dunque la valenza è davvero grande da questo punto di vista. Assolutamente sì, unito al fatto che il servizio ferroviario sta riprendendo nella sua totalità, certo nel rispetto di quelle che sono le normative governative del distanziamento sociale a bordo, ma che ci fa ben sperare nella mobilità a livello territoriale anche in considerazione degli ottimi risultati che comunque stiamo continuando ad avere. Io vorrei restare un attimo proprio a parlare di questo progetto Trabocchi Line, vogliamo spiegare brevemente direttore come funzionerà anche il trasporto, quali saranno le stazioni interessate, certo. Insomma, e cosa dovranno fare i turisti e gli abruzzesi che vorranno recarsi con il treno in queste zone? Sì, il trasporto è caratterizzato dall'essere un servizio regionale, pertanto con possibilità di scendere in tutte le località che sono all'interno del tragitto tra Pescara e Termoli e poter immergersi nelle bellezze di quella che è la costa dei Trabocchi. E insieme a questo mi preme evidenziare la possibilità di fruire della funzionalità della linea verde che oggi è un'eccellenza ciclopedonale a livello nazionale, pertanto a bordo sarà possibile ospitare biciclette che in Abruzzo mi piace ricordare essere trasportabili a titolo gratuito e quindi andare nella direzione del trasporto sostenibile del turismo green, che è una caratteristica della nostra regione. Trabocchi Line, questo progetto presentato questa mattina a Pescara presso la sala Corradino d'Ascanio del Consiglio regionale, se la regia è pronta possiamo andare a vedere il servizio. Una giornata importante quella di oggi, si conferma l'interesse di Trenitalia per la nostra regione. Una giornata importantissima perché è una iniziativa che si va ad aggiungere a quelle già partite nel mese di giugno sempre in collaborazione con Trenitalia che prevedevano delle offerte per i viaggiatori. Questa poi ha un profilo doppio in quanto oltre a permettere di visitare parecchie località turistiche del nostro Abruzzo consente di mettere in rete un tratto di costa che va dalla comune di Pescara fino alla comune di Termoli attraverso una pista ciclopedonale di una bellezza unica, direi una tra le migliori d'Italia, le più belle d'Italia. Questo permetterà appunto ai turisti che vorranno visitarci di poter godere di queste bellezze e anche di poter godere del nostro mare cristallino in quel tratto di costa e delle nostre qualità enogastronomiche. Una regione che è identificata come la regione verde d'Europa, è chiaro che va bene soprattutto perché insomma, quel tratto di pista, quel percorso sarà frequentato da tanti visitatori e abbiamo il problema dei parcheggi, quindi dobbiamo cercare di far arrivare i fruitori con i treni, con gli autobus e anche su quello stiamo lavorando e chiaramente iniziamo, questo per noi è un esperimento, la pista non è ancora aperta, si dovrà inaugurare o sarà il prossimo anno, forse a metà luglio, fine luglio inaugureremo qualche piccolo tratto e questo ci permette di capire quello che serve effettivamente, quello che possiamo fare e quello che dobbiamo migliorare. Quindi iniziamo un percorso a 360 gradi, ringraziamo peraltro FS perché tra l'altro ci sta facendo una promozione che integra quella che noi già stiamo facendo a livello mediatico, quindi credo che su questo oggi per noi insomma, questa collaborazione che è nata è un segnale forte e importante. 12.00.
Diceva l'assessore Febbo, direttore, questa collaborazione è un segnale forte. Regione Abruzzo, Trenitalia, avanti all'unisono per favorire lo sviluppo del turismo, incentivare il turismo nella nostra regione. Certo, è un primo passo, ce ne saranno altri, stiamo già iniziando a ragionare con Regione a tutto quello che è in tema di investimenti necessario per la realizzazione di uno strumento che sia sempre più funzionale allo sviluppo turistico della zona. Direttore, prima lei ha accennato al ritorno alla normalità o quasi del trasporto su rotaia nella nostra regione. Dal 14 giugno c'è il nuovo orario di Trenitalia per quanto riguarda l'Abruzzo, sono tornate tutte le frecce bianche, freccia argento, freccia rossa, tutti i treni locali ormai viaggiano a pieno regime nella nostra regione, ci stiamo avviando verso una normalità, però restano le prescrizioni sanitarie sui treni. Assolutamente sì, a bordo dei treni è possibile viaggiare in maniera contingentata, c'è il rispetto di quelli che sono i distanziamenti sociali previsti dalle normative governative, oggi è così in Abruzzo, ma fortunatamente non registriamo casi di particolare criticità. Alfredo, linea a te per qualche domanda con il direttore e poi andremo a chiudere dalla stazione centrale di Pescara. Sì, io volevo tornare un attimo sulla iniziativa che sta portando avanti Trenitalia con la Regione Abruzzo e la mia domanda è più una considerazione rispetto all'importanza che deve assumere sempre più il collegamento su ferro per cercare di diminuire le vetture che viaggiano su strada, soprattutto per incentivare l'utilizzo della bici, magari spostandosi senza inquinare più di tanto tra le varie località. Sì, siamo assolutamente d'accordo con quanto afferma, in considerazione del fatto che è uno dei nostri principali obiettivi. Si parte dalla linea adriatica, ma non va sottovalutato quello che è lo sviluppo potenziale anche delle aree interne, caratterizzate anch'esse da voglia di ciclo pedonale.